ecco il rinforzo per l'assortimento offensivo del Cerignola. Samuele Neglia è stato un attacco di grande qualità, utilizzabile anche come trequartista classe 91, che ha firmato un contratto biennale con gli Ofantini. Nella passata stagione ha giocato in Serie C con la Reggiana, in precedenza invece ha militato con Fermana e Bari. Con i biancorossi ha vinto la Serie D. È stata una bella trattativa lunga, i primi contatti li abbiamo avuti a luglio, preparato tanto col ragazzo, chiaramente aveva bisogno di metabolizzare, aveva bisogno di conoscere, soprattutto aveva da risolvere anche la sua sessione tecnica a Reggio Emilia. Si è creato sempre subito un po' un buon feeling, soprattutto anche di natura proprio personale. Poi ci siamo ritrovati di fronte al tempo giusto per poter forzare un pochettino, il ragazzo ha risposto presente e insieme al presidente e al suo procuratore siamo riusciti a trovare una soluzione che andasse bene per tutti, per tutte le parti, e alla fine abbiamo preso un giocatore che è un nostro obiettivo primario per la tipologia di gioco che abbiamo, in un ruolo dove comunque c'è competizione con l'ausilio. Mercato in entrata che riguarda l'attacco chiuso con l'arrivo di Neglia? Decisamente no. Vorrei precisare che Neglia non esclude altri arrivi, o perlomeno Neglia va a sistemare una zona di campo dove noi dobbiamo fare qualcosa. Stiamo valutando l'idea di prendere comunque un attaccante che possa essere nelle caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo. Semmai dovessimo trovare la quadra, cercheremo di fare qualcosa anche lì, ma senza forzare. Come del resto, probabilmente, se mai ci dovesse essere la possibilità di migliorare con il discorso under, lo faremo. E poi c'è da valutare bene anche a livello di generale. Adesso chiuderemo il ritiro oggi e dopodiché con l'allenatore faremo il punto della situazione per vedere se mai ci possono delle cose da sistemare e cosa fare. Di sicuro ci sarà un rinforzo senior anche in difesa. Restano vive le trattative con i centrali Marco Soprano, svincolato dal Teramo, ed Edoardo Blondet nella seconda parte dell'ultima stagione in forza alla Fermana. Sulla difesa dobbiamo concentrarci, perché abbiamo necessità di trovare almeno un giocatore che ci possa dare spessore e che possa andare in competizione con due giocatori importanti che abbiamo già in squadra, qual è il capitano e Ligi. È chiaro che noi dobbiamo pensare ad avere un organico competitivo e quindi c'è la necessità di trovare un difensore che possa essere con giusta competizione all'altezza degli altri due.